padre, della donna, è altrettanto importante anche sapere utilizzare le giuste parole da parte degli operatori giudiziari. Una cosa che capita spesso, per esempio, è che a fronte di determinate dichiarazioni da parte delle donne, il pubblico ministero, quando richiede pubblicamente un'archiviazione per il reato di maltrattamento in famiglia, la giustifichi dicendo che l'evento rapportato è un evento episodico che va a ricondotto all'interno di un rapporto conflittuale tra le parti, tendenzialmente che è disperato dalla conclusione della relazione sentimentale. Facendo quindi una richiesta di archiviazione perché una descrizione di questo tipo non costituisce reato, perché c'è una grande differenza tra conflittualità e violenza. In un rapporto conflittuale ci sono due parti che hanno solo una condizione di sostanziale parità, per cui anche se arrivano a delle discussioni molto accese, in realtà non c'è una persona che poteva, una persona pienamente, una persona che agisce violenza, una persona che agisce. Quello che invece è la caratteristica del rapporto violento, dove un equilibrio fra i rapporti di potere non c'è, c'è una persona violenta che ha il potere, una persona che invece il suo potere lo subisce, che subisce l'aggressività e che non ha la forza di reagire. Anche sperando che il procedimento appunto vada avanti e non venga più dato in seguito al processo, purtroppo capita che l'utilizzo della parola venga fatto in maniera leggera anche da parte poi dei giudici o all'interno del processo anche dagli stessi avvocati. In questo caso capita, può capitare, che le donne che hanno subito violenza vengono sottoposte a quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, che è un fenomeno molto ampio, molto complesso, del quale genericamente si dice che una donna che ha subito violenza per qualche motivo è costretta a rivivere questa violenza, o perché appunto è costretta a riparlarne dall'autorità, oppure perché l'autorità in qualche modo agisce dei comportamenti per cui la incolpa di quanto vissuto e quindi la rende vittima due volte. Questo fenomeno che purtroppo capita, soprattutto nei casi di violenza di genere, è quando appunto quanto vissuto dalle donne viene indagato facendo delle domande che in realtà attinenza con il fatto che si va ad indagare non c'è. Per fare un esempio, nel caso di violenza sessuale capita che alle donne vengano fatte tutta una serie di domande da parte degli avvocati, ma anche da parte degli stessi giudici, che hanno attinenza con il mio stile di vita, con i rapporti interpersonali che hanno avuto, con appunto con il loro carattere e con le relazioni che avevano con la persona che magari poi ha agito violenza nei loro confronti. Proprio su questo tema, in realtà nel 2021 l'Italia è stata condannata dal Procuratore dei diritti umani, nel caso Algeria contro l'Italia, che è un caso piuttosto noto perché la Corte europea ha ritenuto che l'Italia abbia violato proprio la libertà privata familiare della vittima. La vittima era una ragazza che aveva subito, sosteneva di aver subito una violenza sessuale di gruppo, primo grado, le persone sono state condannate, secondo grado sono state assolte. E la Corte d'Appello di Firenze ha fatto una valutazione per dire che il racconto della ragazza non era verosimile e non si poteva utilizzare per andare a condannare questi ragazzi, facendo tutta una serie di valutazioni che non avevano nessuna attinenza con quello che era il racconto del caso specifico da parte della ragazza. Per essere più specifici, insomma, nella sentenza, la Corte d'Appello di Firenze aveva fatto riferimento all'intimo portato dalla ragazza, al fatto che questa ragazza fosse bisessuale, al fatto che la ragazza avesse avuto dei rapporti occasionali con alcune delle persone con cui avevano agito violenza nei loro confronti, e addirittura si erano spinti a dare una valutazione del rapporto che secondo loro questa ragazza aveva con il sesso, era un rapporto anormale con il sesso. Ora, questa valutazione è una valutazione che portata a condannare l'Italia perché è un caso molto caro in cui lo stereotipo di genere in cui tutti sostanzialmente viviamo, tutti siamo nati e cresciuti all'interno della società, quindi donne e uomini in maniera sostanzialmente indifferenziata, siamo tutti vittime, quindi in misura maggiore o minore di questi stereotipi, ma sono degli stereotipi che vengono riportati all'interno dell'aula di giustizia e che poi hanno delle conseguenze molto importanti su quelle che sono le decisioni
decisioni prese e sulle orientazioni usate. E quindi sostanzialmente per concludere il pensiero è che la scelta delle parole quando si parla di violenza è molto importante, perché è molto importante riuscire a dare il giusto nome alle cose, dare il giusto nome alle varie forme che la violenza può assumere. È molto importante riconoscere la differenza tra la violenza e i fenomeni che a questa si avvicinano, che non sono la stessa cosa, quale ad esempio la conflittualità. E soprattutto è molto importante saper riconoscere e prendere coscienza degli stereotipi che tutti i giorni e dei pregiudizi che tutti i giorni noi in maniera più o meno cosciente riproponiamo all'interno della vita. Perché? Perché uno, appunto, essere cosciente di quanto spesso i nostri problemi di pensiero, il nostro modo di parlare sono figli della società in cui viviamo, ma anche sapendo che agire sul nostro modo di parlare, sulle parole che utilizziamo, è un modo efficace per andare a decidere su quello che invece la società è e potrebbe diventare. Quindi l'utilizzo delle parole è molto importante anche dal punto di vista di progresso e di appunto miglioramento della situazione. E ovviamente è molto importante cercare di evitare che i stereotipi e i preconcetti vadano a influire sul giudizio, non vadano a vedere una volta la dignità della donna che è la vittima, la violenza, la patita e la subita, o ancora peggio che in qualche modo in maniera anche sottile soggetto questa violenza la loro giustificare. Grazie. Di genere come un problema culturale, stiamo proprio alimentando la violenza.
Per quanto quindi la responsabilità di commettere un reato sia individuale, la violenza di genere e i canali invece di prevaricazione basati sul genere sono un problema culturale che noi dobbiamo affrontare in maniera collettiva. Quindi è vero anche che non tutti gli uomini sono violenti, ma comunque i maschilisti, diciamo, commettono o compiono violenza. Quindi negare il maschilismo che è interiorizzato, il privilegio di cui gode un uomo, non aiuta a comprendere il fenomeno, non aiuta a sradicarlo, non aiuta a sradicare questo sistema culturale che continua a generare violenza. Però non abbiamo alternative, io non parlo come operatrice di un centro che lavora con uomini, e, se non quella di continuare a impegnarci a lavorare appunto con questi uomini che agiscono violenti. E, quindi penso a tutti gli uomini che abbiamo accolto nei 10 anni di apertura del centro a Ferrara, nei 2 anni qui al centro, e vi dico qualche dato così importante. Quest'anno ne abbiamo accolti 5 nel 2023, di cui proprio uno oggi, nuovo aggiunto, e per conoscenza di un altro uomo che già è percorso da noi. Quindi questo secondo me è significativo rispetto al discorso, no, della condivisione del fenomeno, del parlare del fenomeno della violenza. Nei precedenti 14 mesi, quindi dall'ottobre 2021 al dicembre 2022, ne sono stati accolti altri 10, abbiamo fatto 6 contatti partner, quindi abbiamo visto 6 donne che sono partner o ex partner di questi uomini, e creiamo un gruppo settimanale con al momento 3 uomini che frequentano il gruppo regolarmente. E quindi quando penso a questi uomini che abbiamo accolto in tutti questi anni, a quante vite abbiamo cambiato, a quante donne siamo comunque riusciti a stare accanto, no? Indirettamente, ma magari anche in sinergia con il centro antiviolenza, quindi a quanti figli e figlie abbiamo dato l'opportunità di un padre migliore, io credo che comunque la strada sia quella assolutamente giusta. E mercoledì scorso abbiamo appunto fatto una piccola festa a Ferrara per celebrare i nostri 10 anni, e molti dei nostri utenti erano presenti, hanno potuto esserci e portare la loro testimonianza. Una testimonianza che cambiare si può e che si può uscire, no, dalle gabbie che ci hanno imposto in qualche modo, che ci dicono come dobbiamo essere, come dobbiamo essere uomini, come dobbiamo essere donne, e che si può essere persone migliori che sanno prendersi cura degli altri, delle altre, che sanno stare dalla parte giusta della storia, che non ci sono loro e noi, ma che uniti insieme si fa meglio. E noi ci confrontiamo quotidianamente, il nostro lavoro è basato sulla condivisione, sulla riflessione, sul confronto. Mostriamo che l'incontro, appunto, il confronto è vita, che tutte le differenze sono una ricchezza, che il dolore e la sofferenza che proviamo fanno parte della nostra esperienza di vita, ma che invece il possesso, il controllo e l'ossessione, diciamo, fanno invece parte della nostra realtà. Non devono far parte della nostra vita. E non è facile, lo dico anche da donna, perché io sono un'operatrice donna all'interno di un centro con per uomini, appunto, che agiscono violenza su altre donne. E io credo che come operatrice donna, io in particolare, ma noi come operatrici donne che lavoriamo in questi centri, abbiamo due grandi compiti. Innanzitutto, porto nel gruppo la questione del femminile all'interno delle dinamiche della violenza. Quindi io porto la mia voce, il mio pensiero, porto la mia esperienza come donna. Chiedo all'uomo, autore di violenza, di imparare a confrontarsi alla pari. Quindi di andare oltre il torto e le ragioni, ma di come dire, iniziare a riconoscere la voce della donna, a dare legittimità a pari di quella dell'uomo, non avere paura, non temerla, ma anzi a farne tesoro proprio per comprendere tutta la complessità delle nostre vite. Ed è un momento importante, non mancano certo episodi in cui noi operatrici donne non veniamo riconosciute, non veniamo viste, in cui la nostra voce non viene ascoltata, oppure viene dato meno spazio rispetto alla voce degli uomini. Però tutto quello che avviene nel gruppo, e quindi questo che accade all'interno del gruppo, per esempio il non riconoscimento, il non ascolto, eccetera, è violenza, e quindi viene agita in quel momento davanti a noi, davanti a loro. Tutto questo viene messo proprio lì come argomento su cui si discute e si riparte, perché in quel preciso momento avviene la violenza ed è importantissimo riconoscerla, perché come dicevano prima le operatrici del centro donna, è importantissimo imparare a nominare la violenza, a dargli un nome, chiamarla per poter essere chiamata. E allora serve anche per capire, ovviamente, chiedere agli altri uomini se la riconoscono, come la
che valore danno quella violenza e come intervengono. E questo, a questo si affaccia, secondo me, il secondo compito per noi importante, le donne operatrici, che è quello di intervenire proprio sul linguaggio. Perché spesso il pensiero che ci dietro un linguaggio non viene riconosciuto, non viene visto, e quindi è importante elaborare insieme i significati, a volte appunto derivanti da un maschilismo che dicevo prima, che è interiorizzato, quindi è poco consapevole, quindi significati che un certo tipo di linguaggio si porta dietro. Io, come donna, come operatrice del gruppo, non ho bisogno di essere difesa, voglio essere sostenuta. Non ho bisogno che certe parole vengano censurate oppure non vengano dette perché non sta bene oppure perché non bisogna dirle, ma che anzi vengano dette 100.000 volte per poter riflettere sul significato di quelle parole, quindi su che cosa significa dire quelle parole, su che pensiero c'è dietro quelle parole. E quindi, come operatrice donna, voglio proprio riflettere con loro su tutti quei comportamenti, quelle espressioni che si nascondono magari anche come a difesa delle donne, ma che in realtà nascondono altro, no? Per esempio, l'incapacità magari della donna di potersela in qualche modo cavare da sola o comunque di dover far fronte a una certa situazione, o come ritengo di intervenire in alcune situazioni, di dover prendere parola, di dover intervenire perché si parla della propria compagna. Quindi questo nasconde un'idea di possesso, di proprietà, che comunque è quello che poi alimenta, insomma, la violenza contro le donne. E le parole possono far male, insulti, le denigrazioni, commenti sessuali possono andare forti proprio come degli schiaffi. E a questo proposito, una recente ricerca condotta dalla Fondazione Libellula di Milano, che è stata condotta su un campione di circa 2.000 uomini, riporta che l'89% di loro sente come uomo di dover proteggere le donne della propria famiglia e il 54% pensa che sia tipico degli uomini fare battute a sfondo sessuale quando si parla tra uomini, o pensare comunque al sesso all'interno delle relazioni. Questo per dire proprio come su quanto persistono degli stereotipi che sono molto radicati e profondi rispetto alla relazione tra i generi, e che ha a che fare con il potere e con una visione molto oggettificata appunto della donna, e della donna vista come oggetto del desiderio dell'uomo. Quindi, per concludere, direi che non ci resta che continuare su questa strada e fare in modo che gli uomini, che per fortuna arrivano nei centri come i nostri, possano loro stessi diventare poi propagatori delle loro relazioni all'esterno, non solo familiari, ma anche amicali, affettive e lavorative, di un altro modo di essere uomini. Che non stiano zitti quando un amico, un parente o un conoscente fa affermazioni misogine, sessiste, quando tratta con disprezzo le donne, quando le oggettifica, quando fa battute a sfondo sessuale, quando pensa di controllare come si fa, come si veste la compagna se è normale e che lei sia. Che dicano quindi ai vecchi uomini che essere gelosi non è naturale, che occuparsi dei propri figli non significa fare il mammo, che la violenza non c'entra niente con l'istinto, perché il raptus non esiste e che l'amore è un'altra cosa. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio sentitamente chi è intervenuto prima di me, perché li ritengo interventi mai ascoltati, anche se purtroppo sono tanti anni che ci diciamo tante cose anche sentite questa sera. E vi ringrazio come donna e come mamma di figlio maschio per il lavoro che fate ogni giorno. Partiamo da qui. Quello che è successo a Giulia Cecchettin era nomino per nome e cognome, perché non deve essere una Giulia qualsiasi, ha scatenato tantissime polemiche nel nostro paese. Nel mio piccolo sono una mamma, donna, educatrice, politico, quindi faccio anche un intervento politico. La politica in tutto questo ha dato il peggio in questi giorni. Destra e sinistra, perché l'intervento della sorella di Elena, che abbraccio, io ho perso una sorella in un altro contesto, ma il dolore nella sua voce mi è entrato dentro.
molto chiara rispetto a questo tema e non aveva uno sfondo politico, perché la parola patriarcato o la parola famiglia non appartengono alla politica, non sono né di destra né di sinistra, ma sono parole che appartengono ad una società che ha radicato nel profondo di questi problemi. Perché il patriarcato uccide dal secolo in poi prima della venuta di Cristo. Ipazia ci insegna che essere donna libera, essere una scienziata, prendere posizioni anche scomode, partecipare ai tavoli che erano riservati agli uomini, far parte della società, non essere legata in casa a badare i bambini, era così scomodo che è stata uccisa. La sua intelligenza non ha fermato l'ignoranza. Un'ignoranza che stiamo continuando a tramandare nei secoli. E quello che oggi emerge con gli uccidi e con la violenza che continua a serpeggiare non è un'impennata, è che finalmente le donne cominciano piano piano con tanta fatica a cercare di prendersi quello che si meritano, perché non è vero che siamo uguali, abbiamo sbagliato, non è così. Del resto, diciamocelo un pochino chiaramente, quanto c'è ancora da dire nella nostra società, che è però adesso che sei mamma, quello non lo puoi più fare, però è la donna che deve pensare a casa, che deve essere sistemata. Non fare la denuncia, non piangere, perché anche gli uomini sono colpiti da questa cultura patriarcale che non permette il riconoscimento del sentimento, perché non possiamo essere tutti fragili, il resto della vita non succede a tutti, ma nella cultura patriarcale non me ne è permesso. E quante persone sentiamo, anche gli educatori, le educatrici non possono notarlo, la mancanza di riconoscimento, basta piangere.